Amo. Buongiorno e benvenuti a questo nuovo Vlogmas. Adesso iniziamo i vlog della Befana, delle Befania. Oggi è 10 gennaio. Questo è l'ultimo vlogmas. L'ultimo. Veramente. Sì. Torniamo come le persone normali. Sì. È una vita normale. C'è la lacrima. Sto piangendo, guarda. Ti dispiace che questo sarà l'ultimo vlogmas? No, come faranno i nostri follower senza vlogmas? Ragazzi, sopravviveranno lo stesso. Volete altri vlogmas con Max, vlogmax? Volete altri vlog oppure no? Va bene, vediamo. Se abbiamo tanti like, li continuiamo a fare, sì, vero? Adesso ci dobbiamo preparare, che dobbiamo uscire, dobbiamo fare 100 miliardi di cose. Però oggi è una bellissima giornata, sono tanto felice perché mio amore sta qua con me. È vero? Sì, ci vediamo bello. Dopo, c'ho da fare. Devi fare. Devo fare due telefonate. A chi devi chiamare? Telefonate di lavoro. Ma soprattutto con il mio telefono e le tue telefonate di lavoro. Da quando è diventato tuo? Ma volevi dire questa cosa delle pareti? Non quando telefono. Che vuoi dire? Non mi rispondo. Cosa stanno a boh? Oggi è una bellissima giornata di sole, mamma mia. Possiamo guaglioni. Si è diventato pure un cantante. Ma assetto. Outfit of the day. Super comoda. Magliettina. Leggerina perché tanto c'è una bella giornata di sole, jeans e stivaletti comodi. Sopra ho messo questa pellicettina di finta pelliccia, troppo carina, io l'adoro. Ecco qua, che abbiamo fatto, mamma? Niente, questi centrini qua che l'avevi fatti per me, però non li voglio. No, mamma, dammeli a me, che bellini. Però mi devi fare ancora. No, sono piccoli, me li sta facendo quelli del comodino. Questo lo devi mettere su quel mobiletto in bianco. No, in tuta. Però sei carina, stai bene anche in tuta, sei bellissima. Il mobiletto è bianco che ti ridà fuori. Grazie, mamma. Uno mettilo dentro al vassoietto a cuoricino, sennò che lo si graffia. Va bene. Quando se ne va bene. Ho fatto, ti ho cucito queste stoffinacce piccole. Oh, che bello questa! Ma che cos'è questo? Tipo presino. Ah, bellino, grazie mamma. E poi questi qua sono tovaglie. Tovagliette piccole per il ma non sono shabby chic, mamma. No, tutto cosa shabby chic. Ci dà un po' di colore alla cucina. Va bene, non fa niente. Questo, però questo arancio mi piace. E pure questo lilla. Vabbè. Ah, bellino questo. Mi puoi fare qualcosa anche shabby chic, tutti i merletti, cose. Mi piace. La stoffa che ho cercato, hai visto la stoffa che ho comprato? Quale? Come la stoffa che ho comprato per farti. Ah, bene. Fammi vedere. Quello là vicino al letto. E che devi fare? Madonna, che bello questo. E che devi fare con questo? Mi sembra un vestito di sposa. Va bene, è troppo bello, ma ma devi sposare. Bellissimo. No, devo fare quella base intorno al letto. Ah, poi la facciamo vedere nel video room tour. Brava mamma, bellissimo. Però mi devi prendere com'è brava mia mamma. Mi devi prendere la misura del letto. È solo mia mamma. Non me li fai cucinare a voi. No, se la vedi, è vero mamma. Che freddo. Si stimano. Mamma mia. Va fritto. Abbiamo comprato un sacco di cose utili, quelle cose utili che non trovi mai. No, tipo la prolunga. Poi ho comprato lo spremi agrumi che mi serve perché c'è un sacco di arance. Poi ho comprato il frullatore, un sacco di cose utili. La doppia spina per questi fatti qua. L'apriscatole, la macchinetta del caffè, tutte queste cose qua utili, ma ce ne sono ancora tante, tipo
devo comprare i cucchiaini quelli lunghi, perché quando giro nella tazza, cucchiaino corto, mi vanno a finire le dita nella tazza. Mi serve quello lungo. Essenziale, vitale. Ed essenziale. Comunque, niente, mo dobbiamo mangiare. E oggi siamo sicuri che è l'ultimo video. L'ultimo video di Carità Dolce, per no, sempre. L'ultimo video mio, di vlog, vlog quello che è. Poi se ne parla l'anno prossimo. Esatto. Acquistini, frullatore, ovviamente bianco, premiagrume ovviamente bianco, contenitorino per dosare l'acqua, tutto eccetera, macchinetta da caffè che non c'era, volevo quella là tutta ricoperta ma non c'era bianca, vabbè, poi ho preso due contenitorini questi qua che servono sempre per conservare le cose che avanzano nel frigo. E poi che cos'altro qua ho preso? L'apri scatole, tutte cose utili che non avevamo, anche questo bianco, delle mollette per chiudere le biscotti, le cose sono sempre utili, poi una prolunga, una pila per il microfono, la doppia spina, io sto piena di doppie spine e di prolunghe, e questi qua sono i gancettini che li metto qua come vi avete suggerito voi nei commenti, metterò qua le presine, questa è quella là che mi ha fatto mamma, sono troppo contenta. Adesso mi devo muovere perché tra un po' viene mia sorella, che facciamo merenda, andiamo in palestra e questa sera farò una sorpresa a Max. Pronta la merenda per il mio amore. Ho messo anche il Rococò, che avete visto i video sul mio secondo canale, canale di cucina. Adesso gliela porto sopra che lui sta montando il video, mio amore. Maru, ti ho preparato la merenda? Vieni, amore, via. Guarda che bella merenda, shabby chic. Guarda, no. Il tè, ho messo anche la frutta e il rococò, sì, cioccolatino. È una merenda piccolina per te, no, che sei, bacino, sei mio amore. Ma non me la togli da mano. Oh, dammi un bacino. Dai, dammi un bacino. Un appetito, amore. Sta montando il video, mio amore. Sono con noi, devi inquadrare. Sei carino quando mangi, ti voglio guardare. Basta quando mangio. Uffa. Basta. Uffa. La merenda ho preparato, Nancy, guarda. Qua dentro che c'è? Zucchero integrale di canna, ti piace? Com'è carina, è quello che abbiamo fatto vedere nel video degli acquisti per la casa. Dai, siediti, ho preparato il posto per te. Certo, adesso ci mangiamo la merenda prima di andare in palestra. Sei contenta? Sì, sì. È cioccolata sta merenda? Sì, è cioccolatosa, okay. Per te. Sto estraendo i tortini dal forno che ho fatto stamattina. Non sono bellissimi nella forma, però sono buoni a cioccolato. La ricetta sul secondo canale l'ho messa. E la cosa bella ho scoperto, guarda, anche questi stampi di carta non c'è bisogno di imburrarli e infarinarli. Si staccano e non si attacca a niente. E quindi se non volete utilizzare quelli di silicone. Wow, quanta cioccolata! Hai visto? Adesso ce li mangiamo. Eccoli qua, Nancy, tortini al cioccolato, tutti per te, così fai in palestra, fai tante cose belle che stai tutta energica. Ma diciamo, io mangio molto prima della palestra, perché altrimenti svengo, faccio gli esercizi. Eppure perché dobbiamo fare molti muscoli, sì, quindi sì. Mangiamo molto, non dobbiamo dimagrire, dobbiamo fare la massa muscolare. Sì, ma comunque quando uno va in palestra può mangiare qualsiasi cosa, tanto la bruci. Vabbè, questo è il tuo motto, diciamo. Tu non funziona, la giro. Più mangiate, più bruciate. È vero, è metabolismo. È metabolismo. Ma che ci hai messo? Buon appetito, Nancy. Allora, qua ci ho messo il tè verde. Tè verde. E questi sono troppo buoni. Prendi, vieni. Vado? Non esci mio. Senza burro, senza niente. Già i nostri. Sei buoni, puoi anche inzuppare. Sì, sono quelli della ricetta del secondo canale.
Li puoi anche inzuppare nel tè caldo. Ma no, sono troppo buoni. Ti piacciono? Sono contenta che sono ti piacciono. Sono cremosi. Sono soffici, soffici. Ah, ma niente che ti parla, tua sorellina? Nessuno. Vero? È vero, è vero. Meglio del bar. Oh no. Buona ma salutare. Un mo' mangio che tra poco ti faccio sudare in palestra. Ti faccio sgobbare. Ah, doccia finita, uscita dalla palestra, sono morta, distrutta. Adesso vi farò vedere come diventare d'accesso a carina, non bella, ma carina. Sono morta, Nancy ancora sotto la doccia. Mi vesto che ho freddo. Sono diventata carina. Il video ve l'ho caricato. Questa è retroscena del video che ho caricato ieri. Lo trovate sul mio canale, del look per Capodanno. E adesso si va, si esce. Solo noi possiamo fare queste cose, Nancy. Ragazze, guardate il video di ieri che ho fatto. Un video particolarissimo qua nella palestra con la mia sorellina Nancy. L'ho fatto da camera. Da camera, meno brava Nancy. Speriamo che vi piace. Bella la mia Lady. Chi è la tua Lady? Tu. Io sono bella. Lady Max. Come Lady Max? Lady Max. Sono io. Ma sono carina allora stasera. Sì. Chissà come mai. Però detto che io non gli faccio mai complimenti. Come sono? Carina. Ti piace come sto? Sì. Meno male. Meno male. E adesso poi mi guardano tutti, tu non sei geloso. E se sono carina mi guardano. Non è carina, mica lo devono guardare. Gli altri ragazzi non mi guardano se sono carina. No. Non era meglio se mi mettevo la tuta. Così non mi guardava. Già sei diventata antipatica. No, la sciatona matrimoniale con la tuta e il pigiamone. Infatti quando sono tornata a casa, lui tipo così. Ha detto, da quanto tempo è che non mi vedevi? Bravo. Che mettevo un vestito, un tacco, il rossetto, trucco. Di solito quando torno dalla palestra con la tuta, tutta sfatta. E infatti lui ha detto, ma non mi aspettavo. Ma aspettavo di trovarti con la tuta, ma yeah, ma chi sei? Non ti riconosco. Ma no. Vabbè, ti ho fatto una sorpresa. Ogni tanto, ragazze, non ci dobbiamo dimenticare di curarci e di farci carine per i nostri fidanzati, mariti. Se no vi lasciamo. Sì. E noi, a chi ci perdete siete voi, non noi. No, perché ci perdiamo? Voi ci perdete. Ci andiamo a trovare qualcuno che si trucca. Ma guarda. Ma tu sei proprio uno stro. Ah, vedi? Ecco qua. Sono andata a sbattere là sotto. Per penitenza. Stiamo tornando a casa. Abbiamo mangiato, abbiamo bevuto. Cioè ho mangiato solo lui a bevuta. E che hai detto prima? Quando hai detto che cosa che tu mi fai ridere? Che hai detto? È quel il segreto per conquistare le donne, per far stare bene le ma donne. Ma fai che io bevo tutto sempre acqua. No, hai detto una cosa carina prima mentre eravamo a cena. Sì. Sì, hai detto che tu mi fai sempre ridere. Che è una cosa carina questa. È bella questa cosa. Com'è? Che hai detto? Tu ridi sempre quando stai con me, che ho detto? Appena ci svegliamo. Tu ridi. E perché tu che fai? Bianco. Lo scemo, no. Mi fai ridere sempre. Bianco. E io ho detto, vabbè, non è tanto buona questa cosa, che tu hai detto quando stai con me ridi sempre. Sì. Come rido sempre quando stai con te non è una buona cosa. Tu invece hai detto sì, perché la cosa più importante per stare con una donna è che la devi far ridere. È vero? Mamma mia, come se dici delle cose troppo intelligenti, perché è vero, sembra una stronzata, però qualsiasi problema tu hai, qualsiasi cosa, anche la più brutta, però se c'è qualcuno vicino a te che ti fa sorridere, anche solo per un attimo te lo dimentico quel problema o quella cosa che ti è successa, è vero. Anche se non vuoi, però
ti fa ridere e te lo sei dimenticato anche contro la tua voglia. È vero? E tu mi fai ridere. Perché sei scemo proprio. Va bene. Adesso torniamo a casa e andiamo a dormire. Vi mandiamo tanti baci. Ciao. Ciao ciao.